penso che loro intanto sono incuriositi, amano vedere quello che sto facendo, sono curiosi di vedere ma come, ma questo cos'è un violino? Il violino è quello che, non so, magari qualcuno l'ha già associato a Paganini, oppure non so se molti sanno chi è Stradivari. Però intanto cominciano a sapere cos'è un violino e quali sono i colori che sono coinvolti nel processo della costruzione. Il violino non è una cosa grigia, è qualcosa che si dipana in mezzo a materiali vivi come il legno, a persone che hanno un cuore come gli utai, no? Quanto è stato importante portare non tanto un prodotto nella sua bellezza e nella sua qualità, ma il lavoro che c'è dietro? A Shanghai, all'Expo? Sì. Beh, è sicuramente una delle nostre eccellenze tradizionali della nostra città. È presto per pensare in termini di export in un paese che vive di export, però in termini culturali sì, è stato fondamentale. E non potevamo portare tutte le eccellenze della città di Bologna o perfino quelle italiane, ma dovevamo estrarne alcune. Credo che la scelta sia stata vincente perché la liuteria effettivamente è qualcosa di magico per tutto il mondo e può servire anche da traino per tanti altri settori. Dalla bottega nel ghetto ebraico di Bologna all'Expo a Shanghai. Noi artigiani siamo nel nostro piccolo, pensare di affrontare un palcoscenico mondiale così importante è sicuramente un'emozione molto grande. La cosa principale è poter comunicare al mondo che a Bologna l'artigianato esiste, è presente, le tradizioni vengono portate avanti, l'artigianato fa parte, è un'ossatura molto importante del nostro paese, è conosciuto in tutto il mondo per moda, sarti, calzolai, e quindi è giusto farlo rivivere, farlo riassaporare, e i cinesi ne sono entusiasti. Cosa possono imparare da voi? Beh, sicuramente la passione. Benvenuti allo stand di Bologna. La pasta sfoglia è la peculiarità tipica della nostra città e della nostra regione. Le nostre sfogline stanno preparando, come vedete, un impasto per preparare le nostre famosissime tagliatelle, lasagne al forno, tortellini, tutte paste fatte, noi diciamo, in casa. Ho chiesto simpaticamente se non abbiamo paura a venire in Cina col nostro artigianato. No, non abbiamo paura perché giustamente i nostri dicono: noi facciamo le cose con la testa, con le mani e con il cuore. Con la testa ci hanno raggiunto, con le mani sono a buon punto, con il cuore crediamo di avere ancora qualche lunghezza di vantaggio. Ecco, cosa vi aspettate da questa presenza così anche importante e impegnativa all'Expo? L'Italia, perché poi qui sì, siamo Bologna, però dobbiamo iniziare a ragionare né come CNA né solo come un'industria, siamo Bologna, siamo Emilia Romagna e siamo Italia. L'Italia ha un grande valore aggiunto ancora da spendere, una grande credibilità all'estero che noi purtroppo non sempre riusciamo ad ottimizzare.